Amici di Canegatti e compagnia, benvenuti al nostro appuntamento settimanale dedicato agli animali. Oggi parliamo di un argomento molto importante insieme alla nostra ospite che vi presento subito, è Caterina Giuffredi, responsabile della Guardia Nazionale Ambientale della sezione di Brescia. Sì, Benvenuta ma... e grazie. grazie per essere qui. Grazie. L'argomento di oggi eh, sicuramente sarà molto, molto ampio, però... Direi che è dedicato principalmente ai piccioni, piccioni che sono degli animali purtroppo un po' messi in disparte, tutti, devo dirla questa parola perché lo dicono spesso tutti, che schifo i piccioni, portano malattie, non portano malattie, non si sa. Oggi vogliamo fare soltanto chiarezza su questo animale, capirne, eh, capire cosa fare quando li troviamo in difficoltà. Insieme a te, ovviamente. Prima, però, prima di iniziare a parlare di loro vorrei parlare un attimo di questa associazione nazionale eh, sì. che esiste appunto su tutto il nostro territorio. Di cosa, di cosa si occupa? Allora, la Guardia Nazionale Ambientale si occupa di animali, di natura e di ambiente e siamo guardie ecozofile, guardie ittiche, guardie venatorie e abbiamo anche la protezione civile. Eh, come guardie ecozofile abbiamo un decreto di nomina prefettizia che ci ci riconosce la qualifica di agenti di polizia giudiziaria in ambito animale, cosa che invece non abbiamo, ma siamo semplici guardie volontarie nel venatorio e nell'ittico. Siamo a Subrescia una 13, siamo in 13 sì, e siamo nati da poco perché in realtà siamo nati da un mese e mezzo e speriamo che adesso piano piano la cosa prenda piede. Benissimo. Cose un po'... Ovviamente voi avete fatto dei corsi per, per diventare sì. delle, delle guardie. Allora, per diventare guardie ecozofila è un corso che dura 5-6 mesi, è abbastanza pesantino, io l'ho fatto 5-6 anni fa già e tra l'altro l'avevo fatto vabbè, fuori... Bret. Non proprio fuori Brescia, Macao Penedolo, che è un paese vicino, comunque era serale, erano dalle 8 e mezza a mezzanotte, due sere a settimana è stato abbastanza pesantino. Alla fine dovevi fare un esame. Quello ittico e venatorio l'abbiamo fatto l'ittico con la provincia di Brescia, il venatorio con la provincia di Cremona e anche qui abbiamo sostenuto per quello venatorio, soprattutto è stato abbastanza pesantino anche quello perché è durato qualche mese e l'abbiamo appena fatto perché è stata settimana scorsa quindi è una cosa fresca. I freschi, fresca. freschi. Sì, sì. Cosa, quali poteri vi dà? Eh... Bea allora, questi corsi. Allora, quello ecozofilo, come ti dicevo, sei riconosciuto dalla, 189 come, dalla 689 scusami, come agente di polizia giudiziaria e pertanto eh, possiamo controllare i cosiddetti maltrattamenti, la detenzione di animali in condizioni non idonee. Si e parla di animali domestici, in caso. Sì, animali d'affezione, sì. E eh, quindi possiamo, oltre che dare sanzioni amministrative, anche effettuare sequestri. Nell'ambito ittico venatorio si parla di vigilanza, quindi possiamo fare un discorso di vigilanza. Non abbiamo eh, qualifica di agente di PG, ma siamo semplici volontari. In caso di reati diciamo, più o meno gravi possiamo, anzi dobbiamo assolutamente coordinarci con eh, la polizia, quindi con la Polizia Provinciale piuttosto che il Corpo Forestale dello Stato, comunque con agenti di PG. E come mai tu hai deciso nella tua vita di intraprendere questo cammino? Perché è un'esigenza fin... personale? Una passione più che altro, io fin da piccolo ho avuto questa passione per gli animali, sono mai anni perché ho iniziato ancora tanti anni fa, ho fatto il corso dell'EMPA, mi sono avvicinata al volontariato con l'EMPA, poi non avendo l'EMPA le guardie all'epoca, avevo fatto il corso con altre associazioni fino ad arrivare a oggi. Quindi è proprio passione. Ecco, come ho preannunciato prima, oggi parleremo di piccioni. Perché insieme a te? Perché so che tu hai un grande amore per questo animale e ci tenevi molto e ci tenevo anche anch io ad averti qui in, in trasmissione per fare chiarezza su questo animale che eh, viene veramente messo spesso in discussione, spesso questi animali vengono uccisi nei modi più svariati per contenerne il numero, però spiegheremo anche che questi metodi che sono molto cruenti non hanno portato a nessun risultato no. effettivo. Anzi. Anzi, ecco magari iniziamo a parlare di, di questo argomento perché tutte queste uccisioni, tutti questi metodi non portano a nessun mm, risultato. No, non portano a risultato e anzi se vogliamo peggiorano perché esatto. comunque eh, allora, mh, i piccioni così come altri animali, per fare un esempio anche le a nomino, eh, hanno delle nicchie ecologiche in cui vivono. Se noi andiamo ad abbatterli, con, quando escono gli operatori faunistici che gli sparano e quindi fanno l'abbattimento, ne eliminiamo un numero di individui. I restanti individui della stessa comunità o di comunità attigue vanno a ricoprire la nicchia che si è liberata ecologica, di conseguenza il numero aumenta in realtà. Sembra che all'inizio dici ok, ne ho uccisi 10 ho risolto il problema, in realtà puoi te ne ritrovi 20, perché loro trovano una parte di territorio scoperta e la vanno subito a colonizzare. Quindi l'abbattimento di per sé, è, mh, lasciamo stare il discorso animali, sta Dio e mi dispiace per l'animale, è proprio inutile, è proprio controproducente. Esistono altri metodi che ci permettono di contenere il numero, che sono più ecologici e sicuramente anche più efficaci. Eh, ne abbiamo tantissimi dai dissuasori che però anche quelli lasciano un po' il tempo che trovano perché il dissuasore il piccione si è abituato e crea il nido lo stesso, riesce a incastrarsi. Con dissuasore intendo quelle aste di ferro che si mettono sui tetti, sui cornicioni, sui cancelli. Oppure un metodo utile è mettere delle reti di chiusura a determinati buchi e anfratti dove il piccione potrebbe andare a deporre le uova. Eh, per quanto riguarda per esempio i piccioni che eh, creano problemi nei eh, campi, nei campi di coltivazione perché mangiando eh, se, semi, cereali, ovviamente creano dei problemi ai contadini, eh, esistono dei metodi alternativi che sono dei cannoni, piccoli cannoni che emettono dei forti boati a intervalli di tempo. Anche questo è un deterrente, anche se in realtà bisogna dire che uno è, del vero, è un deterrente. Blando perché il piccione è estremamente intelligente, dopo tre boati capisce che non c'è problema e quindi non scappa più. Eh, il vero e unico metodo, secondo me, che sarebbe ed è scientificamente provato, comunque sarebbe utile, è istituire le piccionaie. Cosa significa? Allora, il piccione è un animale che è fedele alla sua piccionaia, cioè dove nasce, dove cresce, lui è fedele per tutta la vita e tende a tornare lì perché. Apro una parentesi, noi parliamo del piccione viaggiatore dicendo che il piccione viaggiatore fa i viaggi, ma in realtà il piccione viaggiatore nasce qui, lo spostiamo da un'altra parte, lo lasciamo, lui torna qui. Cioè il suo viaggio è ritornare alla colombaia o piccionaia di partenza, perché sono estremamente fedeli. Di conseguenza se si istituissero delle piccionaie o delle colombaie magari in zone in campagna, in aperta campagna, controllate, eh, si potrebbe... Lì veramente fare qualcosa e ridurre il numero perché basterebbe o darle in mano a delle associazioni protezionistiche o anche agli stessi operatori che vanno a controllare a intervalli togliendo le uova, sostituendole con uova finte in modo tale da ridurre il numero e magari anche una sterilizzazione, una sterilizzazione che può essere fatta eh, sia con degli alimenti, anche se in realtà. Non è proprio il massimo perché non solo il piccione la mangia, ma potrebbero mangiarla anche altri volatili e quindi andremo magari a creare problemi ad altri volatili. Semplicemente sostituendo le uova, quando i piccioni covano, che in genere fanno, è vero che si riproducono tutto l'anno, però in genere le covate sono tre, sono tre e fanno due uova, basterebbe in quei periodi andare a sostituire le uova e sicuramente il numero si ridurrebbe drasticamente. Poi, magari limitando anche eh, le persone che danno il cibo nelle città, ecco, evitare di, di dare cibo, anche perché poi in realtà eh, anche dando il cibo si dà molte volte cibo spazzatura, perché non danno i semi, magari danno le briciole di pane piuttosto che le brioche e non è il massimo. Ecco, secondo te allora perché non viene mai preso in considerazione questo metodo alternativo che può essere realmente più efficace rispetto a, a quello che viene utilizzato di solito, cioè l'uccisione di questi animali? Perché purtroppo c'è anche molta ignoranza, diciamolo. Spesso sì. non ci si appoggia a persone che conoscono realmente questi animali, l'etologia di questi animali e possano... Dare delle risposte. È più sbrigativo? È più esatto, sbrigativo è più prendere obligativo. il fucile, andare a sparare. Però è non più è sbrigativo. efficace. No, non è efficace assolutamente. E Questo no. è il messaggio che vogliamo fare far assolutamente. Noi, anche efficace. per quanto riguarda, come hai detto tu, Piccioni in questo caso, ma anche le nutrie, che adesso c'è aperto è lo stesso questo piano discorso. di abbattimento. Allora, anche non sulle funziona. nutrie è lo stesso discorso, proprio uguale uguale, cioè più se ne abbattono e più le nutrie dei territori circostanti vengono a coprire la nicchia ecologica. Eh, sulle nutre poi ne abbiamo sentite di cotte, di crude perché che aggrediscono, che attaccano, allora è un animale erbivoro e non è un topo perché tutti dicono che è schifo un topo, è un castoro a tutti gli effetti. È un castoro che sono stati importati appunto per le famose pellicce di Castorino e eh, quando la pelliccia non è più andata di moda c'è stata la liberazione sul territorio, non avendo predatori perché in realtà non ne hanno... Eh, si sono riprodotte, ovviamente, ma se ne sentono veramente di tutti i tipi e andrebbero sfatate anche queste, ci sarebbe da parlare per tantissimo tempo anche di queste, perché sono animali. Allora, sicuramente sul numero, quando sono un numero eccessivo, qualche problema lo possono dare, non siamo qua a negarlo. Però ci sono tanti modi per poter evitare questi problemi che non sono l'abbattimento. Anche eh. con le nutre basterebbe la, la cattura quando mettono giù le gabbie trappole invece di catturarle poi sopprimerle le sterilizzarle. Eh, non credo che i costi siano eccessivi se si fanno, non dico delle convenzioni, ma si cercano dei veterinari che possano dare una mano a risolvere quando tu in una nicchia di otto animali sterilizzi se ci sono tre maschi hai già risolto, hai già risolto perché quella nicchia va a spegnersi da sola. Tu hai parlato, abbiamo parlato prima sia di nutrie che, che di piccioni. Entrambi eh, questi animali non hanno dei competitori. Eh, sul nostro territorio quindi è forse è per questo che il numero continua a allora, aumentare nute, ovviamente sì. insieme a questi piani di abbattimento che abbiamo capito che non portano realmente a niente se non a peggiorare la situazione nel tempo allora per le nute sì non hai tanti competitori per il piccione qualcosa c'è è ovvio che allora ci sono i falchi ci sono i rapaci però ovviamente questo in campagna in città difficilmente vedrai un allocco in pieno cento che può eh, essere il competitore del piccione. Un po' ci sono le taccole, le coronacchie grigie, le gazze, però anche lì abbiamo i piani di abbattimento delle gazze perché sono troppe, quindi piani di abbattimento di qua, piani di abbattimento di là, quello che era l'equilibrio della natura non c'è più. Non Brava, più. hai toccato un punto fondamentale, che mh, ci stiamo proprio dimenticando dell'equilibrio naturale. L'uomo quando mette mano fa soltanto dei grandi disastri, diciamo, non, sì. non porta mai a, a situazioni di, di beneficio per no. la natura. No, se andiamo a vedere no, perché per le nutri è stato l'uomo che le ha messe, per ehm, i piccioni... Eh, si sono riprodotti in numero esagerato perché, sicuramente, il numero è tanto. Ma perché non ci sono più, eh, più quell'equilibrio, non ci sono più i predatori. Ma perché anche eh, i rapaci notturni, diurni, anche quelli si trovano in difficoltà, sempre grazie all'uomo. Comunque, è sempre, sì, se, se l'uomo non, non si fosse intromesso, ci sarebbe un equilibrio naturale, ma non c'è più. Ecco, eh, i piccioni proprio, perché sappiamo che le nutri, dato che oggi parliamo anche un po' allo stesso piano delle nutri, perché purtroppo è un discorso molto attuale, ehm, i piccioni. Non sono stati introdotti come sono state introdotte le nutrie recentemente, hanno una storia diversa. I piccioni ci sono già dagli antichi egizi, è uno dei volatili più diffusi in assoluto, la popolazione numerica è forse la, la prima, proprio per, perché non trovano... Allora, innanzitutto sono molto resistenti perché i piccioni hanno veramente una resistenza incredibile. Faccio un esempio, dopo una parentesi, il mio Riccardo che ho svezzato io, nel dargli la prima volta il cibo per mia inesperienza, gli ho toccato una sacca aerea e si era gonfiato, pensavo di perderlo, semplicemente maneggiandolo con cautela e dandogli una goccina di antibiotico di copertura è guarito da solo, eh, si è riassorbita la sacca, quindi sono molto molto resistenti, cioè, eh, è incredibile la forza che hanno, arrivano sui 300-600 grammi da adulti e un po' la resistenza, un po' il fatto che trovano le condizioni giuste perché in ambiente urbano hanno un sacco di posto dove nidificare, cibo ne trovano a volontà tra i rifiuti e come dicevo prima magari anche davanti ai bar le briciole in terra di brioche, di pane attirano e quindi non ci sono i predatori perché non ci sono e ovviamente questi si riproducono, si riproducono a dismisura. L'unica cosa che... Ehm, Passa come messaggio che secondo me è sbagliato, sono gli discorso malattie. Perché, tante, tante, tante volte, direi quasi sempre, quando si vedono animali a terra o debilitati o impallonati, che cioè si gonfiano, tutti dicono che è schifo un piccione è malato. Nove volte su dieci è semplicemente debilitato da una cattiva alimentazione: basta raccoglierlo, dargli l'alimentazione corretta, delle vitamine e si trasforma da così a così. Ecco, questo lo possiamo, per dire, troviamo un piccione in difficoltà, cosa fare dobbiamo chiunque. fare? Allora, mh, il piccione in difficoltà, così come qualsiasi altro volatile, va raccolto ovviamente, ecco, mh, sempre con dei guanti, questo sì, dei guanti o comunque uno straccettino di non venire a contatto diretto finché non si sa che cosa ha l'animale e la, la condizione... Da, da fare. Si raccoglie, mh, si possono alloggiare in scatole di cartone, non gabbie, non gabbie. Ovvio che se uno non ha niente a disposizione al trasportino va bene anche quello, però tendenzialmente la classica scatola da scarpe, perché se l'animale si agita, si muove, nelle gabbie rischia di spezzarsi le ali. Nella scatola di cartone questo non in avviene In qualche foro magari. Ovviamente coperta con dei buchi per farlo respirare come fondo della normalissima carta scottex bianca da cucina e allora, gli uccelli sono caldi, normalmente sono caldi, quindi toccati in mano li senti proprio più caldi delle mani. Se l'animale risulta freddo e debole è bene subito scaldarlo. Scaldarlo basta una semplice bottiglietta d'acqua di plastica riempita di acqua bollente avvolta in uno straccettino, la metti nella scatola e ci posizioni vicino al piccione, ovviamente lasciandogli un pezzo di scatola libero, che sia troppo caldo si può spostare. Fondamentale non dare mai del cibo a un animale debilitato perché rischi soffocamento e soprattutto un messaggio importante è che eh, se non si sa cosa dargli è meglio non dargli niente, nel senso che l'animale di fame non muore nel giro di poco, se invece diamo un'alimentazione sbagliata può morire, sì, causiamo danni e purtroppo in tanti tanti anni ancora oggi sento dategli latte e pane. Pane e latte non si dà assolutamente ai volatili, assolutamente in alcun modo. Allora, piuttosto che da un cibo sbagliato, non diamolo. Piuttosto si dà dell'acqua. A lato del becco un goccino d'acqua e eventualmente sono molto utili per animali debilitati il classico ghetto raid, sì, oppure dei sali minerali. Se uno ha il polase, scioglie il polase nell'acqua. Una goccina o due di acqua a lato del becco gli, li reidrata, gli dà un po' di zuccheri, un po' di sali e l'animale si riprende abbastanza bene. Dopo, ovviamente, bisogna andare a un veterinario o ai CRAS, Centro Recupero Animali Selvatici. Dopo sì, al CRAS, eh, ci sono tanti CRAS che li prendono, ci sono altri CRAS che per vari motivi non li prendono. Eh, io personalmente ho un veterinario, vado dal mio veterinario, lo faccio vedere al mio veterinario e poi me ne occupo io fino alla liberazione. Ecco ah. perché poi una volta che l'animale è, è di nuovo in salute è possibile reintrodurlo sì. nel suo assolutamente ambiente. Sì. Sì, 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 assolutamente sì. Eh, bisogna stare attenti perché nel mio caso non è andata proprio così, nel senso, vabbè, Riccardo però non aveva neanche una piuma, proprio era appena appena nato, l'ho svezzato io e lui è fedele a casa mia, quindi lui è libero in realtà, perché lui vive libero, non ha gabbie, non ha niente, lui viaggia dal mio tetto al tetto del vicino, va avanti e indietro, però lui dorme nel mio garage e vive nel mio garage, quindi è totalmente domestico e io adesso ne ho due. Perché è arrivato anche il secondo, il secondo è stato un. il secondo in realtà è, selva, è semi-selvatico, nel senso che da me non si lascia toccare non abbiamo contatto, però vive anche lui con Riccardo nel mio garage, quindi vanno e vengono a piacimento. Ecco, parliamo di Riccardo, dato che l'hai nominato, abbiamo capito che è un piccione che ti è arrivato veramente da. Sì, da sì pullo, era piccolissimo, da piccolissimo, era appena, appena nato, l'ho svezzato io con. Un pastone all'imbecco che è il Nutribio da 21, che va benissimo per i colombi, e, praticamente si fa una pappetta della consistenza di uno yogurt. Ecco, c'è una particolarità: che il piccione, a differenza degli altri volatili, da svezzare non è facilissimo, ma non è neanche difficile: nel senso che normalmente gli uccellini aprono il becco e la mamma gli dà il cibo. Il piccione è l'esatto opposto, cioè è la mamma che arriva, apre il becco, il piccione, il piccolino inserisce la testa e aspira il cibo. Mm. È il cosiddetto latte di piccione, che è un latte che producono nel gozzo, e quindi in teoria per svezzarlo dovresti trovare dei contenitori stretti in cui inserire la testa del pullo che da solo aspira il cibo. Sarebbe la cosa idonea, però si sporcano facilmente, devi avere un sacco di tempo. Io sono andata alla vecchia con la siringa, la classica siringa da insulina, gli appo il becco e glielo spruzzavo giù dimostrazione che è un animale altamente intelligente, la seconda volta poi il becco ed è contro la sua natura se vogliamo, perché in realtà, come dicevo, aspirano. Invece lui ha imparato, ha imparato subito, e così come lui tutti gli altri che ho avuto, nel senso sono... Non è stato un caso, eh. Ecco. No, sono intelligentissimi. Tu pensa che fanno le uova e quando le uova si schiudono, i gusci li prendono e li vanno a portare lontanissimi, perché così i predatori non si avvicinano al nido. Ecco chi è il piccione? Tu che lo vivi nella quotidianità? E vai il di mio ha un rompiscatole. Il <ride> mio è un piscatole, ma proprio posso dirlo. Io ho fatto un periodo che tutti i miei amici che venivano a casa avevano problemi perché lui aggrediva tutti per tenerli lontano da me. Davvero? Sì, che poi aggrediva. Ti arriva addosso e ha poi l'ala come per se volesse picchiare. Indietro. E era molto 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 attaccato da quando è arrivato il secondo lui con me è ancora attaccato con tutti gli altri no, è passato a ignorare le persone eh, però è molto è molto socievole cioè ti cerca proprio quando io entro in garage eh, lui è sempre lì e soprattutto è molto geloso qualsiasi altro animale io stia accudendo lui mi vola addosso e inizia a beccarmi perché vuole avere l'esclusiva sì fortissimo, qualche altro aneddoto su di me perché è davvero troppo, mm, troppo simpatico non so, io ti avevo forse mandato una fotografia sì, sì, sì. sulla gallina perché sì. io ho una gallina domestica, Pollon e ogni tanto tu vedi la gallina che gira in giardino col piccione sopra la schiena perché... <ride> oppure anche con i cani, convive con i cani ormai praticamente convive sì, con tutti sia il piccione che tutto. la gallina sì sì, la gallina, allora il piccione si appoggia a terra ovviamente quando i cani si avvicinano si alza la gallina invece attacca i cani, li corre dietro, li becca, li fa scappare. Quindi, tu hai anche una gallina, da quello che ho capito. Domessa. Co Come è arrivata a te questa gallina? Allora, lei è arrivata tramite una mia amica che ha trovato questi due pulcini in mezzo alla strada. Purtroppo erano in due, una è venuta a mancare dopo due o tre giorni. E pollo è rimasta, non sapevamo se era un maschio o una femmina. Io avevo il sogno di avere una gallina, però se fosse stato un maschio diventava un problema. Quindi, fino all'ultimo siamo stati combattuti. L'ho tenuta in una gabbia con la lampada classica rossa per riscaldarla e quant'altro. E appena cresciuta ci siamo accolti che era una femmina, quindi, da pollo è diventato pollo <ride> ed è rimasta. E, ma io semplicemente ho il giardino diviso in due parti da dietro ai cani e davanti c'era la gallina non ho fatto tanto in realtà li ho tenuti separati finché un giorno ho fatto uscire i cani e ho detto vediamo cosa succede stando attenta e sono andati d'accordo fin da subito io ho un rottweiler, un pastore tedesco ma fin da subito sono andati d'accordissimo e anche sulla gallina non voglio spostare il tema però c'è da dire che è un animale intelligentissimo infatti il, il cervello di gallina non lo capivo mai perché è molto intelligente, molto territoriale, molto, molto molto, nel senso che il suo giardino è il suo giardino, qualsiasi cosa si avvicina, non è ben voluto. Eh, basta. mi fa lui uova. Tutti Be i giorni, fa il suo vetto. Sono animali che uno veramente non pensa, non, non li può pensare come animali domestici. In realtà, in realtà invece, in beh, sicuramente è la mondo. gallina. Siamo già più abituati a vederla come animale domestico, tra virgolette, nei nostri pollari, sì. anche se non passa il messaggio proprio di animale da compagnia, eh, cosa che noi invece vogliamo fare. Sono stati sì, anche sì, da mia... noi ospiti diverse persone che hanno proprio la gallina da compagnia, la tengono anche in casa. La mia Pollon, quando io la chiamo, dove lei in qualunque posto si trovi, arriva di corsa al richiamo, quindi capisce che si chiama Pollon e mi salta in braccio, quindi è a tutti gli effetti come un cagnolino però anche il piccione che è un po' inusuale. Ecco. Molto inusuale penso. E soprattutto quello che dicevamo all'inizio, che le persone hanno proprio paura di questi animali, li vogliono tenere alla larga perché li pensano portatori di malattie. Come le stesse nutri, l'abbiamo già detto, in realtà allora, non è che poi tutti gli animali siano malati, cioè allora è come allora, dire tutti i cani sono malati, eccetera, non si può fare una generalizzazione, mh. immagino. Allora, sicuramente come tutti gli animali selvatici, per l'ambiente in cui vivono, possono essere portatori di coccidi, di parassiti e quindi cioè, qualche malattia la possono portare, però mh, tutte queste malattie sono a contaminazione orofecale, fecale, significa che dovremmo metterci in bocca le mani. Avendo toccato le feci o il guano, cosa che credo che nessuno faccia. Quindi, se non, ripeto come ho detto prima, ci sono bambini che magari gli si spiega un attimino di non toccare, di toccare coi guanti, non ci sono malattie trasmissibili che dici può portarmi il piccione. La ecco, salmonella, è... la salmonella la passa, però la passa tanto quanto un uovo certo, non lavato. Certo, certo. Prima parlato, Adesso stai parlando mh, di feci, è possibile capire già dalle feci Sicuramente qualcosa? Sicuramente sì. quando. Di qualche... Quando vengono raccolti, l'ideale sarebbe mettere sotto, come dicevo prima, delle carte Scottex bianco, una traversina, perché dalle feci capisci tante cose. Per esempio, se le feci sono solo bianche, cioè la classica macchia bianca, sì. non sono feci ma sono urati, quindi è come se fosse urina, vuol dire che l'animale non ha mangiato o non assimila, quindi mh, da lì capisci già che è un animale che è potenzialmente è denutrito, che potenzialmente non mangia. Se invece c'è la parte bianca più un'altra parte che può essere di un colore diverso, il colore può dipendere sia da presenza di, di parassiti sia da quello che ha mangiato. Se per esempio è sul verde, ecco un esempio che mi viene in mente perché mi capita a volte, verde e con odore proprio caratteristico forte, sai che ci sono dei coccidi, sai che ci sono dei parassiti, chiaramente poi si può, cioè si deve andare da un veterinario a fa, fare un'analisi fece e capire cos'è. A me ieri è arrivato un, un volatile che dalle feci è venuto fuori che era pieno di coccidi, fai il trattamento, basta. È a posto. Mm. Ecco, ad esempio tu i tuoi che tieni in casa, il trattamento lo mantieni Io costante? sì, ai, ai miei due e alla gallina faccio il trattamento una volta al mese, nell'alimento metto un coccidio statico, che è una polvere mescolata al cibo, che va a eliminare eventuali coccidi. Ecco, per quanto riguarda invece fratture delle ali o delle zampette, per quanto riguarda i piccioni, si possono curare? Che, che spesso creano difficoltà? Allora, di è una bella domanda, nel senso che dipende dalla frattura. Lì poi non entro nel merito perché non sono veterinaria, però sicuramente ci sono fratture esposte, e fratture non esposte, cioè spesso e volentieri si hanno preso una botta hanno una capacità di recupero eccezionale, se chiaramente c'è un osso rotto bisogna vedere, sono tante le cose, ecco purtroppo eh, tante volontari che collaborano con me, è incredibile ma c'è pieno 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 di piccioni disabili che cercano casa, piccioni che non possono più essere immessi in natura perché magari hanno un'ala rotta, perché magari hanno solo un'ala. Non tanto le zampe perché il volatile con una zampa sola vive tranquillamente e poi la zampa generalmente si riprende. Mi viene un esempio, visto che me l'hai chiesto qualche un mesetto fa circa mio marito, ha salvato un merlo che era perfetto, perfetto proprio, un, un giovane nato da un cane e sembrava avesse una zampa rotta, la teneva ad al copo, semplicemente tenendolo tranquillo, adesso a distanza di un mese quasi pronto a essere liberato, lui sta sulle due zampe, non ha più niente. Hanno una facilità di recupero che è incredibile, che neanche ci immaginiamo. Ma come avete fatto, nel senso, a salvarlo nelle... non tanto per la zampetta che complimenti, Immagino. ma dipende anche molto da lui, dal, certo, dalla sua capacità solo di recupero. Da lui. Spesso quando si trovano questi passerotti, merli, listorni. Allora, innanzitutto non andrebbero raccolti. Ecco, non andrebbero quindi... raccolti, la prima cosa da fare non vanno raccolti, perché in realtà eh, soprattutto merli, passeri, ai primi voli scendono ma in realtà non sanno volare, cioè loro scendono a terra e saltellano, ma i genitori li nutrono sul posto. Spesso, mossi da buone intenzioni ovviamente, diciamo lo portiamo via. In realtà è la cosa peggiore da fare. Allora, l'ideale sarebbe lasciarli dove sono. Se ci sono dei gatti, perché mi sento dire eh, ma c'ho pieno di gatti, li tieni chiusi in casa una mezza giornata, due giorni e il problema è risolto. Altrimenti, puoi spostare il piccolo prendendolo e spostandolo 200-300 metri in un giardino attiguo in un altro punto perché lui poi chiamando i genitori lo nutrono. Se hai il dubbio, ti metti a distanza. Senza, a propria distanza, lo guardi da lontano e vedi che in un'oretta circa la mamma scende a dargli da mangiare. Non è assolutamente vero che toccando i volatili la mamma non li, non li nutra più, perché quello riguarda i mammiferi, ma non riguarda il volatile. Il volatile non sente l'odore dell'uomo, quindi tu il piccolo lo puoi prendere a spostare, fa quello che vuoi, che la mamma non sente l'odore. Quindi partendo da questo presupposto andrebbero lasciati a terra, salvo che non siano realmente feriti, realmente in pericolo, Oppure che si tratti di rondoni, rondini, perché quelli quando toccano terra non sono più in grado di ripartire per la struttura che hanno fisica. Una volta raccolti, se proprio si deve, prima cosa vanno portati al CRAS, Centro Recupero Animali Selvatici, più vicino. Se questo comporta che non puoi andare subito, che deve passare un lasso di tempo, eh, qualche goccina d'acqua al lato del becco, è piuttosto che sbagliare l'alimentazione e non nutrirli. Assolutamente, perché chiaramente ci sono gli insettivori, ci sono i granivori, certo. mh, mai fa il fai da te. Ecco. Certo, certo. Quello no. Benissimo, adesso ci lasciamo per qualche istante di pubblicità, ma rimanete con noi perché cane e gatti continua e abbiamo ancora veramente tanto di cui parlare insieme. Prima di lanciare una delle nostre consuete rubriche volevamo fare una precisazione sui, sui pulli, ecco, ti lascio la parola. Sì, allora, mh, dicevo prima che non vanno raccolti però non tutti, nel senso il pullo di Merlo, comunque i... I passerotti così scendono ai primi voli. Il piccione è un discorso diverso, perché se c'è un piccolo di piccione a terra va raccolto perché la mamma non, non viene a terra a nutrirlo assolutamente. Quindi, o se è piccolo, piccolo, o se lo si vede in difficoltà perché magari è gonfio, come dicevamo prima, spesso capita di vederli che girano su se stessi proprio girano in tondo e a volte possono essere sindrome neurologiche, ma molto spesso è solo una cattiva alimentazione. Direi nella totalità dei casi, perché non mi è mai capitato in tanti anni di trovare piccioni che avessero problemi neurologici tali da dire non guarisce più. Con un'alimentazione corretta, un ambiente pulito e le vitamine guariscono e quindi non hanno poi particolari certo. problemi. Però ecco, vanno raccolti se sono a terra i piccoli, questo sì, perché la mamma non scende. Quindi l'abbiamo già detto prima, magari lo ricordiamo, che quando li troviamo sicuramente si può andare anche dal nostro veterinario di riferimento, sì. tanto per... Almeno per le prime cure, perché comunque, esatto la, la anche situazione. se non è un esperto in esotici o in animali non convenzionali, eh, può comunque farti un esame delle feci banalissimo certo. per dirti già se c'è una coccidiosi, o una parassitosi e comunque per un'idratazione, se ha bisogno di idratazione anche un veterinario... Che non è esperto. Poi esistono i class, ripeto: noi su Brescia ne abbiamo due, cioè in realtà su Brescia uno e l'altro su Bergamo e sono entrambi molto validi. In particolare il nostro di Brescia, che è il Class di Paspardo, mh, personalmente a me tanti piccioni li ha accolti, accuditi e addirittura mi sono tornati indietro per liberarli. Quindi ho la certezza. Di quello che dico, a parte che sono stata sul posto, ho visto il posto con i miei occhi, ma li abbiamo mandati su perché avevano dei problemi. Sono tornati e li abbiamo liberati. Quindi, il discorso che dicevi prima di mh, che alcuni crass magari li utilizzano come cibo per altri. Non sempre è vero, per fortuna. Per fortuna ci sono dei class, no, seri. ci sono dei class esatto, validissimi. validissimi e purtroppo si è sentite anche queste storie che, vere e non vere, io purtroppo non, non posso no, mettere la no, mano sul certo. fuoco perché non le ho visto con i miei occhi. Dicono che questi animali, che magari spesso c'è un numero allora, eh, diciamo, esubero, a volte non li curino e li danno in pasto ad altri. Diciamo che molto spesso nei class. Mm, non sono qua a giudicare, ma solo a presentare la cosa com'è, danno più eh, importanza all'animale di serie A, mentre quello di serie B viene un po' messo da parte magari. Però, ripeto, un serie a in questo caso, per la animale, o particolarmente tra in via di che magari sono in via di estinzione, comunque, più in difficoltà o comunque particolarmente di... protetti o protetti, okay. e magari danno meno importanza al piccione. Però io personalmente, con i due crash con cui ho avuto modo di collaborare, ho sempre avuto ottimi risultati e ho avuto conferma che invece li curano tranquillamente. Benissimo. Speriamo ce ne siano più, più crash che, che curano gli animali piuttosto di, di darli magari in passo ad altri o di metterli in disparte. Perché, come hai detto tu, anche il piccione che può essere un animale veramente ne troviamo tantissimi, ci sono i piani di abbattimento e tutto alla fine. Tu che te lo godi e te lo vivi quotidianamente è un animale fantastico perché purtroppo eh, siamo abituati al sentito dire: eh, Ecco, ho sentito dire che il piccione è la tal malattia, adesso oddio, croce sul piccione, sì. ho paura, non ne voglio più vicino. Eccetera. Invece In bene. realtà è importante <coughs> conoscere da vicino o andare oltre al sentito dire, andare ad appurare la situazione e conoscere, non fare tanto quali, i superficiali. Ecco, ma... Sì, vero. Andare nello specifico dell'annuncio. Anche se ci fosse qualcuno che magari è interessato o che tramite la pagina Facebook nostra dell'associazione ci può anche contattare, ripeto: abbiamo tanti piccioni disabili che cercano una sistemazione. Ecco, dopo ne parliamo, magari parliamo meglio di loro: cosa, qual è il requisito per adottare uno di loro e cosa significa avere un piccione disabile in casa. Adesso, però, ci guardiamo una delle nostre rubriche che è tutti in riga con il comandante Aldo Taglietti. Buongiorno, oggi vi spieghiamo e vi facciamo vedere. Una ricerca, una ricerca per i cani da protezione civile e per i cani che cercano le persone che si perdono, dato che in questi giorni sono montati alla ribalta per alcuni tipi di ricerche e via. Cosa sono i cani molecolari cosa non sono i cani molecolari. Qui abbiamo i cani dell'Associazione Nazionale Carabinieri, l'Associazione Nazionale Polizia, abbiamo un Bracco Italiano, sono cani che hanno un olfatto piuttosto sviluppato e sono molto particolari. Loro sono istruiti per la ricerca di persone. Intanto che cos'è l'odore? Perché la maggior parte delle persone non ha la più pallida idea di cosa sia l'odore. L'odore è la nostra pelle che si stacca dal nostro corpo. Sono 70 milioni di più o meno 70 milioni di particelle che si staccano al giorno. Queste eh, particelle escono dal nostro corpo e veleggiano perché escono a 37 gradi, 36-37 gradi, e soprattutto non vanno per terra lì dove si pensa, ci vogliono 7, 8, 10 ore, anche 12 ore a seconda del tempo, dell'umidità. Nelle prime ore quello che il cane cerca è la rottura dei microorganismi che vanno immediatamente in putrefazione quando camminiamo. Quando camminiamo, uccidiamo i microorganismi. Tanto per darvi un'idea. Eh, dovete pensare eh, in piena estate eh, che non piove da diversi mesi, e all'improvviso cadono alcune gocce per terra. Sentite un acre odore che sale dalla terra. Quelli sono i microorganismi che vanno in putrefazione ed è l'odore che nelle prime ore un cane cerca. Esistono diversi tipi di ricerca: ci sono cani che cercano col naso per terra, ci sono cani che hanno una mezz'aria e cani che cercano le particelle che veleggiano nell'aria. Un ottimo cane fa una ricerca a ehm, eh, cono, cono di odore. Cono di odore vuol dire che voi gli date un punto di partenza a questo animale, più o meno dove è stata vista la persona o le persone che noi cerchiamo, e dandogli un capo d'abbigliamento non lavato, <coughs> l'animale fa il confronto e cerca l'odore che corrisponde al capo d'abbigliamento. Il cinofilo deve essere tanto bravo, in un, se voi guardate, tira un po' di erba o cosa e guarda dove va. Se per esempio va da quella parte vuol dire che l'odore tira da quella parte e quasi sicuramente il cinofilo terrà conto di questo errore. Dovete anche calcolare che l'odore non è che si sposta in piano come vogliamo noi, no. Va in base agli alberi, ai fossi al tipo di temperatura di erba che c'è, si abbassa e si alza, si sposta o eh, fa dei, dei cerchi particolari. Quando per esempio l'odore passa vicino agli alberi, gira e magari 50 metri intorno a alberi grandi come quelli lì che vedete lì, eh, non c'è l'odore. Perché? Perché l'odore veleggia, gira e va a spostarsi di 50-100 metri. La bravura di un cane ben istruito, ben istruito vuol dire che deve essere istruito non ti dico quotidianamente ma due o tre volte alla settimana con determinati esercizi, è quella di trovare queste particelle, di stare concentrato e di trovare. Adesso vi do un'idea, se volete preparare un cane, magari questo qui lo facciamo dopo perché se no vi facciamo vedere una ricerca, in questo caso parto io ovviamente, se l'operatore vuol venire con me mi segui, gli facciamo vedere un pezzo di ricerca eh? la ricerca la fai tu, vieni avanti, loro due stanno di supporto, fermati qua, allora tu sai già cosa devi fare, io lascio giù il capo d'abbigliamento, tu arrivi, glielo fai annusare e mandi il cane a cercarci. Ci sono dei cani che quando trovano abbaiano, cani si sdraiano, cani che tornano indietro e vanno a prendere il padrone. Non è che c'è, è codificato, anche perché ci sono animali che hanno un comportamento e altri che ne hanno un altro. Uno deve capire cosa intende fare il proprio cane. In questo caso io faccio la pista e voi state indietro di supporto. Perché gli altri stanno indietro di supporto? Per vedere se il cinofilo qui davanti ha trascurato qualcosa. Quello davanti è quello che lo lascia libero. Gli altri due di dietro lo tengono legato e fanno il passaggio. Eh? Non ve la faccio molto lunga. In pratica vado lì e giro giù di là, così, giusto per, per far vedere alla gente. Se vuoi venire noi... Allora, io posso lasciar giù come capo d'abbigliamento... La mia felpa! Lui questo capo d'abbigliamento se lo dovrà portare appresso, perché dentro una busta, perché quando il cane perde la pista, o eh, non riesce più a capire cosa deve cercare perché eh, non si concentra bene, lui gli fa riannusare questo capo d'abbigliamento. Ecco, all'inizio, quando si fanno delle piste che noi partiamo, prendiamo dell'erba e la strappiamo. Perché la strappiamo per lasciare un punto d'inizio a quel povero cani. Se volete seguirmi andiamo. Eh? Ecco, facciamo così. Allora, noi abbiamo fatto un percorso di circa 200 metri, ovviamente quando si fanno delle piste si fanno anche di 500-700 metri, un chilometro con varie difficoltà, ma per ovvie riprese televisive ve lo facciamo su di un piano. In questo caso noi abbiamo fatto un paio di curve, ci mettiamo nel fosso e aspettiamo e vediamo questo animale. Vai! Vieni Ci mettiamo qua nascosti. Ecco, vedete che adesso eh, quello dell'Associazione Nazionale Carabinieri, eh, Polizia, col suo cane fa annusare il capo d'abbigliamento, lo mette e gli altri due, che restano di supporto, stanno dietro. Lo sta facendo annusare, sta convincendo il cane a cercare. Ecco, vedete che il cane è abbastanza facile perché c'è molta umidità, no? Vedete che il cane sta seguendo, sta, è partito, guardate, e si sposta. Perché si sposta? Perché l'odore si sposta. Potrebbe anche sbagliare, ma lui deve tornare. Guardate. Ecco, sta girando, addirittura guarda, sta girando e sta già arrivando qui. Per lui è stata una cosa facilissima arrivare a noi. Ok, 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 bravo, bravissimo. E adesso, guardate, va a prendere il padrone che lo ha chiamato e porta il padrone sul luogo della persona che è stata trovata. Questo è un tipo di ricerca, gli altri due in questo caso sono di supporto Guardate, sta accompagnando il padrone, gli sta dicendo vieni, vieni che è qui, vieni che è qui, vieni che è qui, guarda, sono bravo o no? Ecco, in alcuni casi il padrone gli dice. Fagli fare un kiblao, gli dice di abbaiare per abituarlo se le distanze sono enormi. Bravo! Bravo, bravissimo, bravissimo, bravissimo! No, no, sto fermo, lo faccio io. Dietro, ecco. Dietro! Quando, eh, eh, eh. Sì, bravo, bravo. Ecco, quando è stata trovata la persona, se è ferita, c'è tutta una, una serie di norme. Non, I cinofili non possono toccare la persona, devono chiamare aiuto. Il cinofilo fa il cinofilo. Ci sono altre persone, altri specializzati che vedono se questa persona sta bene, se è tutto nella norma. Tra l'altro per legge non possono più abbandonare eh, l'individuo, sia che sia ferito, sia che sia morto sia che stia bene, lo devono, se sta bene che segue, lo devono accompagnare in un posto dove ci sono dei medici che si prendono cura di lui. Se è morto è ovvio che non potranno più muoversi finché non arrivano le autorità e giudicheranno quello che deve essere fatto. E devono impedire a chiunque di avvicinarsi, perché se in caso ci possa essere un delitto o qualcosa, di modificare le prove. Io penso che di avervi spiegato. Al limite se volete sapere qualcosa da loro, spieghiamo un attimino loro i loro problemi, come, cosa fanno, altrimenti ci vediamo la prossima volta. Siamo quasi giunti a conclusione dell'intervista, ma non a conclusione della nostra puntata. Prima di salutare Caterina, volevamo ancora ricordare che è possibile adottare o comunque aiutare sì. uno di questi piccioni. Ecco, è possibile aiutare, soprattutto perché allora, mh, la normativa è un po' particolare, ci tengo a dirlo, nel senso che eh, ufficialmente, legalmente parlando, il piccione appartiene alla fauna selvatica, quindi in base all'articolo 1 della legge 157 del 92, che è la legge sulla caccia, è patrimonio indisponibile dello Stato. Dal punto di vista tecnico, diciamo scientifico, con i piani di abbattimento, col fatto che sono in esubero, ha perso un po' questa qualifica. Quindi è una, un po' una, una nebbia la legislazione a livello del piccione. Tuttavia, quelli disabili con un'ala rotta, senza magari una zampa o che hanno particolari motivi e non possono essere rimessi in natura, soprattutto dalle associazioni protezionistiche, vengono comunque tutelati. Si può aiutare e contribuire chi vuole. E comunque, se volete vedere anche sulla nostra pagina e seguirci, mh, al di là del piccione ci sono anche mille altri animali che necessitano di aiuto. E Ad siamo esempio? Ad esempio abbiamo cani, abbiamo gatti che cercano casa, <ride> abbiamo conigli, abbiamo mh, settimana scorsa avevamo da dare in adozione andata fortunatamente una cavietta. Al momento abbiamo un crocetino che cerca casa, cioè gli animali ce ne sono sempre. Quindi ci ah, si quindi può... vi occupate veramente sì, sì, di, sì. di tanti sì, tanti sì. altri sì, animali. Sì, perché mh, essendo in tanti, grazie a Dio, riusciamo a fare anche dei mh, compartimenti più specializzati. Per esempio abbiamo chi si occupa di pre-affido e post-affido soprattutto per i gatti, chi per i cani. Eh, io mi occupo anche di animali, diciamo, chiamiamoli non convenzionali, anche se ormai il coniglio, la cavia e il crocetto sono animali tutti i giorni. Benissimo, complimenti ancora per, per questa associazione, grazie per essere venuta grazie qui Federico. a parlare di piccioni, veramente a fare un po' più di chiarezza su, su questo argomento. Spero sarai nuovamente nostra ospite nella nuova stagione per parlare ancora di loro. Comunque, di questa associazione nazionale che è veramente valida e merita, soprattutto anche per queste guardie ecozofile che operano sul, sul territorio e seguono anche i maltrattamenti di animali. Quindi, complimenti anche Grazie. per te e per tutti i corsi che hai fatto tu e gli altri tuoi colleghi volontari, chiamiamoli, chiamiamoli sì. così. Cani Gatti, quindi, continua e parliamo. Adesso di, di Colonie Feline, di una nuova associazione che è nata appunto per la tutela di cani e gatti. Di Cani e Gatti e Compagnia, come vi avevo preannunciato, la puntata continua. Ci troviamo nei pressi di Casal Maggiore, sono con Renata Fontana. Ciao Renata! Ciao! Grazie anche per l'ospitalità, voi l'avete già conosciuta, ma la conoscerete per chi fosse la prima volta ampiamente durante questa puntata di Cani e Gatti. Siamo venuti qui a casa sua per, per raccontarvi una storia che è la storia di tante volontarie che ogni giorno si occupano dei randaggi e i randaggi che possono. Possono essere cani o gatti. Oggi vedremo principalmente gatti e gattini perché è proprio la stagione dei, dei nuovi arrivi. Spesso le persone si chiedono: ma dove sono questi animali che in realtà per strada non se ne vedono? Sì, in realtà in strada. Per fortuna non se ne vedono tanti come se fossimo giù al sud, però in realtà di, di randaggi bisognosi di aiuto ce ne sono tantissimi. E per questo è nata anche la vostra associazione che è i 4Cats, ne parleremo anche durante questa puntata. E ecco, prima parliamo appunto subito dell'associazione, dell come mai avete sentito questa esigenza di, di unirvi e di far nascere i 4Cats? Beh, noi siamo gattari, siamo gattari, gente che recupera, che recupera questi animali, questi gattini, questi gatti adulti e abbiamo deciso appunto di fare un'associazione per poter eh, andare avanti e garantire un futuro e magari ricevere un po' più di aiuti perché come gattara singola gli aiuti ne ricevi pochi, eh, si è un po' definita un po' la, la parte della, della situazione. Però sì, abbiamo deciso appunto per ricevere aiuti e per poter farci conoscere e per poter comunque divulgare anche il messaggio che l'aiuto è importante. Ecco, da anni che tu comunque, anche se l'associazione è neonata, perché in questi giorni che la state appunto fondando... È da tanti anni che ti occupi di loro? Beh io che mi recupero gatti sono più di vent'anni, sempre da sola e dopo sono andata anche al gattile, ehm, ho collaborato con diverse gattare, cioè diciamo che l'aiuto tra di noi per me è fondamentale perché da sola fai poco. Uh, aiutandoci, riusciamo un attimino um, a salvare più vite, quindi si sta ampliando questo gruppo appunto anche per questo. E in vent'anni di recuperi, gli anni peggiori sono stati l'anno scorso e penso quest'anno perché um, così tanti gattini o gatti adulti non li ho mai recuperati. Ecco, invece di migliorare, quindi la situazione sembra anche in alcuni casi peggiorare. Sì, peggiora. L'anno scorso ne abbiamo stallati io e um, la la vicepresidente 83 che non sono pochi eh, salvati tanti eh, quest'anno siamo partiti già siamo già sulla trentina eh, abbiamo delle belle adozioni però anche le adozioni sono anche difficili quest'anno cioè, vediamo proprio che c'è difficoltà a trovare delle persone idonee e quindi ve la vedo dura la vedo veramente dura ecco da dove arrivano principalmente questi gatti questi gatti sono gatti abbandonati Gatti abbandonati, quindi segnalati. E oppure gattini di mamme selvatiche che mh, partoriscono all'aria aperta, quindi c'è anche il rischio che con i mosconi depositano le uova, diventano larve e i gattini, sappiamo che fine fanno. Quindi si prelevano i gattini, si allattano, diciamo, inizialmente a mano, si mette Gabbia a trappola, si prende la mamma e nel frattempo eh, si, si cura. La si sterilizza, la si stesta, la si cura se c'è bisogno e dopo viene rimessa. In libertà. Ecco perché mh, questa non è una crudeltà fare, non è una selezione, ma purtroppo eh, determinati gatti che sono molto selvatici è veramente impossibile abituarli alla vita di casa. Non tutti, alcuni ci riescono bene, ad esempio. La mammina che ho qua eh, all'inizio era inavvicinabile, adesso mi aspetta, si struscia. Cioè, quindi diciamo che ha... diciamo anche qua ci sono casi e casi. Esatto, sì. Perché lei adesso vedo che nei miei confronti ha fiducia. Infatti, lei non verrà rimessa nel territorio dove l'ho prelevata, ma la inserisco nella mia colonia che è qua dietro. Che così intanto mantengo sott'occhio e riesco a toccarla, riesco comunque a seguirla e a curare nel caso di bisogno. Ecco, allora, penso che un messaggio fondamentale, come tutte le volte che ci troviamo, eh, sia quello di sterilizzare questi gatti, sterilizzare, sterilizzare, perché purtroppo poi tutti questi micini ricadono sulle spalle di questi volontari che veramente non sanno più da che parte girarsi. Esatto, infatti perché... Ci vanno soldi, i soldi ci vanno, anche perché comunque loro non mangiano eh, amore e favole. Eh, non, eh, gli antiparassitari non vanno via se glielo chiedi, cioè quindi c'è una cura antiparassitari, antipulci, vermifugo, ehm, un cibo adeguato. Perché comunque anche il cibo adeguato permette una buona crescita. Veterinario quindi visite, ehm, non è così facile, c'è anche il fattore che quando mi mettono davanti casa dei cuccioli o che me li portano, cioè io non è che pretendo chissà cosa, però almeno visto che non sono nessuno, cioè non ho niente, almeno un aiuto, cioè una responsabilità, perché non è che tu perché salvi un gattino dalla strada sei un eroe. Cioè, tu fai un gesto, però dopo lo scarichi a delle altre persone che ci mettono eh, tempo, la loro vita, i loro soldi, tutto quello che Ecco, infatti, ricordiamo che voi non avete dei finanziamenti pubblici, ma è tutto mh, sul vostro diciamo, stipendio, quello che voi no. eh, lavorate e guadagnate, lo, poi lo, lo mettete. Purtroppo la maggior parte, io ben so nell'aiuto di questi animali. Quindi quello che stai dicendo tu è molto importante. Che chiunque trovi un animale, sicuramente è già un grandissimo gesto, non gira dall'altra parte ma cercare una persona che li possa seguire e curare anche perché io credo che ehm, sicuramente quando trovate un animale sia molto meglio portarlo a dei volontari certificati o comunque che lo fanno per amore degli animali non così a caso perché poi se dati a famiglie che non sanno neanche se vogliono o non vogliono il gatto sicuramente questo gatto poi non sarà sterilizzato e sarà un futuro riproduttore quindi il cerchio non ha mai fine Infatti, cioè, io preferisco che mi suonino il campanello, nel senso di dire: ho trovato questi gattini, mi serve aiuto. Eh, questo è importante, è la parte più importante. Ma comunque, anche il, il ringraziarci di accogliere questi piccoli con dei piccoli aiuti che può essere anche il cibo, cioè dopo non chiediamo specialmente delle marche precise, però almeno un aiuto per poterci far andare avanti perché noi, con quello che raccogliamo, sia come offerta che come cibo, possiamo curare tanti altri gattini. Perché se, non, se dobbiamo sempre metterne noi. Uh, finirà che non lo facciamo più, ma non per non voglia perché non ci stiamo più dentro. Assolutamente. Per quanto riguarda l'adozione, Renata, cosa chiedete voi come associazione? Perché le persone a volte si spaventano di fronte a un preaffido, in realtà non è niente di che, è una cosa molto semplice e soprattutto le persone che eh, chiedono di andare in casa a fare il preaffido non è che lo facciano per curiosare la casa in certo. sé, in realtà più che altro è per conoscere la famiglia. Beh, noi preaffido lo svolgiamo in questa maniera. Noi andiamo a casa delle persone, ci presentiamo perché così li vediamo, ci conoscono. Eh, noi non guardiamo se la casa, come è strutturata, guardiamo se eh, il gattino può mettersi a rischio o se hanno degli oggetti diciamo, particolarmente preziosi, magari momentaneamente di spostarli. Cioè, quindi diamo anche dei consigli di inserimento. Non siamo quelli che diciamo fuori no. Perché comunque sono delle zone molto tranquille, che il gatto è bello fuori, e, però se vediamo che la zona è pericolosa, chiediamo se possono rimanere in casa. Chiediamo comunque la sterilizzazione obbligatoria maschio e femmina ma più che altro tanto anche per la riproduzione ma anche per il loro benessere perché con il calore vanno in forte stress e si ammalano dopo il benessere anche della famiglia perché ovviamente un gatto sterilizzato è molto molto più tranquillo il gatto ad esempio non spruzza come esatto, sappiamo esatto. e la femmina non va in questi costanti calori che rendono la gatta come dicevi tu molto più stressata esatto, infatti e dopo di conseguenza quando noi vediamo che la famiglia ehm, cioè è carina, è disponibile, eh, vediamo anche le emozioni che ci trasmettono, che è la prima parte, io dico sempre lo stomaco deve parlare in positivo viene consegnato questo gattino e finora, finora diciamo che le adozioni fatte sono tutte bellissime, non abbiamo ancora avuto delle brutte, delle brutte storie dietro e questo aiuta, ma più che altro il preaffido è una nostra sicurezza perché noi ci mettiamo l'anima, l'anima, il cuore e tutto quello che c'è dietro e dare, dare in adozione mh, con totale sicurezza ci permette di dormire di notte perché se no non dormiamo più. Ecco, poi c'è anche la firma di un, di un modulo che anche questo fa paura. In realtà no. non deve far paura. Giusto? No, Renata. non deve far paura, perché il modulo ci sono dei consigli. Noi specifichiamo che i piccoli recuperati. Non sono testabili, cioè quindi noi diamo un'informazione un e diciamo che nel nostro caso anche il modulo è per fare un conteggio a fine anno di quanti gattini dati in adozione, di quanti gattini salvati, eh, tutto, non, non comporta niente, è un modulo, una firma, ma non... Eh, no. Certo, no, più che altro è per garantire ovviamente i patti che sono stati no. messi di fronte all'adottante fin dall'inizio, avere una certezza certezza che poi questi patti verranno poi eh, rispettati ma sicuramente non è niente che cioè se anche Dovesse capitare un piccolo errore, magari non entro la tal data, ovviamente con la buona fede si può chiamare l'associazione e dire: Guarda, non ce l'ho fatta, però lo farò a brevissimo sì. e nessuno vi, vi mangia, non vi viene portato via il gatto. Cioè, esatto. Se si vede che la famiglia è una brava famiglia, si cerca sempre sì, di essere infatti. propositivi. Ma anche il fatto del modulo è nel caso che se si rendono conto loro che non riescono a gestire, diciamo, il gattino o anche il cagnolino, perché seguiamo anche dei cagnolini. Uh, di non darlo a chiunque, di ricontattarci, quindi c'è anche questo obbligo. Cioè, per noi è una tutela, diciamo, per l'animale uh, del suo futuro, e per loro è una presa di parola nei nostri confronti. Assolutamente. Eh, beh, direi che bene o male l'adozione, più o meno, ne abbiamo parlato. So che è molto interessante anche lo statuto della vostra associazione, perché tu come presidente hai voluto mettere in chiaro alcuni punti. Sì, lo statuto, va bene, parla di regolamenti, di, regolamenti, di comportamenti. Eh, la nostra volontaria ha inserito anche un regolamento dei volontari, che quindi è la cosa importante è che mh, tutto da, tutti danno quello che possono, che sia 10 o 100, tutti danno quello che possono. Um, saprei cosa dirti dallo statuto adesso, no? Ovviamente, senza andare, ci mancherebbe nel dettaglio. Più che altro era proprio questa cosa perché spesso tra volontari si litiga, ci si punta il dito contro. Io ho fatto, tu non hai fatto, eccetera. Quello che vuoi fare tu è tentare di riuscire a unire una squadra per aiutare questi animali. Ovviamente, come dicevi tu, chi può fare 10 fa 10, chi può fare 100 facendo, il che significa eh, chi può seguire gli stalli, chi può seguire l'adozione, chi ha il rapporto con l'adottante. Chi fa il preaffido? Perché in un'associazione ce ne sono tantissimi di ruoli da coprire e, come dicevi tu all'inizio, un'unica persona non può fare tutto questo. No. Infatti, non è facile, appunto, creare questo gruppo perché me ne rendo conto, ci sono sempre un po' di discussioni, ma è normale. Infatti, dico sempre che le discussioni sono sempre quelle costruttive, perché se ci basiamo sul fatto di una discussione ci fermiamo lì non andiamo più avanti cercare di prendere il meglio da queste cose i volontari sono importanti tantissimo perché loro fanno un lavoro che se non ci fossero mh, nessuno farebbe più nulla e appunto cercare di unire più persone ma non soltanto, soltanto volontari, il mio scopo futuro è anche unire delle associazioni c'è cioè una collaborazione anche perché qui ho visto che c'è un, um, un no cioè, molti non vogliono collaborare perché pensano ai loro animali, ma pensando ai loro e basta non aiutano neanche gli altri. Cioè, quindi vorrei una collaborazione tra associazioni, tra volontari. Cioè, io lo cerco lo cerco questo perché per me è la cosa più importante nel volontariato, la comunicazione e la collaborazione. Anche perché in questo caso l'unione fa la forza. Se, se siamo tutti delle piccole gocce nel mare, ovviamente singolarmente non possiamo fare niente, ma tutti insieme... Si può fare veramente qualcosa di grandioso. Ovviamente tutto questo lo si fa per loro, non lo si fa per onore personale, per risaltare il rispetto agli altri, lo si fa per, per aiutarli e migliorare questa situazione, perché davvero l'emergenza è ogni giorno. Io so che i volontari, più o meno quando arriva il periodo di fine marzo-aprile, iniziano a mettersi le mani nei capelli perché tra micini da allattare, mamme gravide. La storia non ha mai fine. Allora, adesso veniamo alla parte un po' più divertente, iniziamo a conoscere loro che sono in cerca di casa, che sono i piccolini che so che tu stai lì, Renata, ma non solo tu, infatti, dopo ci farai anche capire esatto. questa parte. Allora, loro sono dei piccolini, erano quattro bambini, le, ho già dato in adozione due sorelline che ho recuperato tramite una segnalazione perché la mamma li ha portati in una zona a rischio quindi i cani da guardia eh, non possono vedere i, i gatti di conseguenza andavano prelevati abbiamo messo giù la gabbia trappola dopo quattro giorni l'abbiamo presa perché li tettavo io e mi dovevo alzare alle quattro perché io vado anche a lavorare <ride> quindi per tettare questi quattro, questi quattro cuccioli e niente, loro sono... Sono stupendi, sono gattini molto vivaci. Sono gattini che sono divertenti. Cioè, io, quella stanza qua, per me, è, è il mio, è il mio è cinema. Io sì, sì, mi metto lì seduta e me li guardo. Ecco Renata, di solito uh, si parla del positivo di avere un micino per casa, perché ovviamente chi se li porta a casa o chi se li ha già portati sa che è super divertente, eccetera. Però ci sono anche eh, degli impegni da rispettare. Cosa significa portare a casa un, un cucciolo di gatto in questo caso, dato che stiamo parlando di loro? Portarsi a casa un cucciolo di gatto non è una cosa così facile, nel senso che. Cucciolo è molto impegnativo, molto, eh, non, ha, non è capace ancora di gestire diciamo, anche il rischio, quindi si mette a rischio molto facilmente. Eh, infatti, noi chiediamo che non escano fino a una certa età, perché uscendo da adulti sono molto più tranquilli. Il cucciolo può sporcare in giro cioè quindi. È come i bambini, sta giocando, non vuole andare fino alla lettiera te la fa lì. Uh, I cuccioli sono, non ti fanno dormire di notte, cioè sono iperattivi e poi crollano. Non è così facile gestire un cucciolo. Infatti, io sono molto più per l'adozione degli adulti perché è molto, molto più facile, più semplice. Uh, il cucciolo è, è simpatico, però quello che non vorrei che succedesse è appunto, adottare un cucciolo perché è bello e simpatico dopo una certa età viene messo diciamo in un angolo. Quindi deve essere come, come viene sempre detto un'adozione consapevole anche perché poi i gatti sono longevi, nel senso non vivono un anno o due, io vorrei vivessero di più, purtroppo non è così, però comunque ci sono gatti che tranquillamente arrivano a vent'anni senza avere dei grossi problemi, quindi ovviamente è un impegno per la vita. È un impegno per la vita, sì, no, il gatto è un impegno, non è un impegno paragonabile al cane, ma è un impegno perché comunque il gatto ha bisogno dell'attenzione, ha bisogno del contatto ha bisogno comunque di essere nutrito, eh, ha bisogno che gli si cambi l'acqua, lo si tenga sul pulito, anche perché il gatto è un animale pulito. Eh. Sì, se si dimentica la lettiera troppo sporca, ovviamente mh, non si, se si sta fuori mezza giornata, però se per due giorni non si cambia la lettiera, il gatto dopo si stufa e inizia a farla in giro e dice "io oh, che schifo, io non la faccio di esatto. dentro". E anche ragione. No, ma infatti hanno ragione, anche perché comunque cioè, il gatto è un animale pulito e il gatto comunque non è un animale che costa neanche poco perché comunque c'è il vaccino, eh, quindi c'è anche il test da fare perché, comunque, testarli è importante, specialmente sulla FIV. Perché se il gatto dovesse essere FIV da grande eh, e noi non lo sappiamo, gli si fa una cura a base di cortisone. Lo accoppiamo, cioè, quindi il test è importante. Quindi sono, delle, sono dei costi tra vaccini, test, l'alimentazione, gli esami comunque da una certa età ematici per vedere i reni come funzionano, il fegato come funziona, cioè, mh, si fanno male facilmente, quindi vanno in infezione. Cioè, è un costo, e quindi è questo che si dice. Avere un gatto non è soltanto perché è carino e bello, ma c'è una, una grande responsabilità, come avere anche un figlio, è uguale, assolutamente sì. Prima poi di, di cambiare stanze voglio magari di presentarci uno per uno chi c'è in questa stanza così magari eh, se qualcuno volesse adottare sicuramente uno di questi cuccioli con seria intenzione come abbiamo detto fino adesso benvenga. Lei è la piccola Cheri che è figlia dell'amica recuperata, lei è dolcissima, stravivace. È un caratterino, è una femmina, però è spettacolare, è spettacolare, <ride> è simpaticissima. Il suo fratello nero, si chiama nero, e anche lui ha un carattere non indifferente, è tosto. Quel gattino qua confronta le sorelline, è proprio tosto. E dopo gli ultimi recuperi, che si è incastrato, i due rossini, loro sono... Così, come li vedi, giocarellone, stravivaci, ehm, qualsiasi cosa che si muove, li devono correre dietro. E <ride> quindi insomma, sono tutti da conoscere. Ovviamente tu so che sei disponibile a far venire le persone a casa, ovviamente. Con intenzione a far adottare questi animali? Sì, perché il tempo che ho è pochissimo, io lavoro. Eh... Sì, ecco, non è un, un via vai costante. Eh, esatto, ecco, certo. ci vuole seria intenzione dopo tutti i controlli che abbiamo parlato ampiamente prima, una volta che si è superati questi controlli, sicuramente ci sarà un Micino pronto, pronto per voi, perché ce ne sono davvero tanti, vero Renata? Tantissimi. <ride> guarda, io non so, infatti, adesso siamo rimasti con quattro in questa stanza, ma fino a qualche giorno fa erano in otto. Se sì, io ho più di 7-8 non li tengo. A parte che c'è anche la mamma che adesso verrà pian piano inserita fuori perché la stanza non è grandissima. Diciamo che non abbiamo una struttura, quindi ci appoggiamo a casa nostra e usiamo le stanze, diciamo, meno utilizzate. E questa è quella di mio fratellino quando viene in ferie, quest'anno sa so che dormirà con i gatti. Però va bene lo stesso. Va e... bene. Allora, adesso, insieme, passeremo poi a un'altra stanza a conoscere un'amica molto speciale. Sì. Abbiamo cambiato stanza e, come abbiamo detto, adesso presentiamo ai nostri telespettatori una gatta davvero molto speciale. È un'amica molto anziana. Abbiamo parlato di gattini piccoli. Che ovviamente tutti, quando decidono di portarsi a casa un gatto, pensano subito al cucciolo. In realtà, non sanno cosa si perdono con un gatto adulto, addirittura anziano, esatto. Lei è Dorothy. Ve la faccio vedere. Sì. Uh, sì. <ride> lei è Dorothy, una gatta che è stata recuperata investita, l'hanno tenuta in stallo per un po', dopo ho cercato adozione, ma non è facile perché ha 20 anni e niente, l'ho ritirata io in stallo e poi alla fine, il giorno stesso, ho detto no. Rimane qui. <ride> sì, lei è dolcissima. Ehm è Una favola è un'altra vita a confronto al cucciolo perché ti danno molto di più. Cioè i gatti anziani, i gatti adulti ti danno molto molto di più confronto un piccolino che deve giocare, esplorare. Loro ti cercano proprio. Lei è, è una FIF più positiva, infatti ho ritagliato questa zona di casa che non è adibita a Stalli, però lo è diventato per lei. Eh, ha un problema alla colonna vertebrale, quindi ha preso una, una, una macchinata e quando mi è arrivata era iper raffreddata, quindi non si alimentava, era tutto un flebo, e, alimentarla per bocca, antibiotici, riosole di tutto. Poi alla fine eh, si è ripresa, è diventata quella che è e io l'adoro ha acquistato anche un po' di peso tra l'altro. Ha acquistato molto peso perché era molto più magra, infatti dovrei stare più indietro perché lei col problema alla schiena fa un po', un po fatica a camminare, però è so una soddisfazione, cioè quello che dovrebbero fare tutti, adottare dei gatti anziani, è la cosa più bella, che poi tu lo sai anche tu, è la cosa più bella del mondo, veramente. Assolutamente, e soprattutto questa è la dimostrazione che non importa l'età di questi animali loro si affezionano sempre e comunque al padrone. Anzi, devo dire la verità che un micio anziano, comunque adulto che ha già un trascorso, che ha già passato eh, determinate difficoltà si affeziona forse ancora di più di un cucciolo. Non è vero che solo il cucciolo si affeziona al proprietario perché è piccolo, perché ci è cresciuto insieme. Non è proprio vero, assolutamente. No, non è vero anche perché comunque un cucciolo non sa il carattere che può avere da adulto. Quindi un gatto più adulto lo capisci già. E il gatto più adulto si affeziona. Il cucciolo quando arriva a casa non è perché ti viene in braccio a dormire che si è affezionato, viene perché comunque cerca la comodità. Invece l'adulto viene appunto perché vuole contatto con l'uomo. E l'adulto ti dà molto di più. Cioè io sono per gli adulti, ma non perché. Perché ti danno, ti danno un'emozione che un cucciolo non ti dà, non te lo dà. Cioè, può essere bello, può essere simpatico, ma non te lo dà, non te lo dà. Cioè, io con lei avrei capito che <ride> mi illumino. Quando c'è lei io entro in questa stanza, me la coccolo, infatti ho messo una poltrona perché me la tengo in braccio delle ore, me la porto giù in giardino se mi sente... Soltanto il passo, lei mi chiama, um, è una cosa sì, di soddisfazione, sì. vedi proprio che ha capito e che ne è grata di quello che tu le hai dato. Eh, hai parlato della sua malattia che è la FIV, vogliamo fare un attimo di chiarezza su queste due patologie che purtroppo affliggono sempre più gatti randagi? Sì, la FIV e l'AIDS felina, che non è così pericolosa come possono pensare tante persone per i gatti sani, diciamo che eh, sono loro i più delicati. Infatti, quando si parlava prima della FIV eh, il test è importante perché nel caso che debbano fare una cura a base di cortisone, a copia il gatto sono difese immunitarie molto molto basse. Vanno tutelati. Un gatto FIF sarebbe buono tenerlo in casa cioè, oppure in un giardino protetto, più che altro che non si vada a mettere a rischio lui con degli altri gatti che possono essere sani. Uh, il gatto FIF lei ha 20 anni, vivono, vivono, cioè quindi non, um, non c'è una trasmissione se il gatto è sterilizzato cioè queste... perché avviene per via sessuale giusto sì. Il modo più, più facile ecco, di essere sì, col... le... trasmessa esatto il di... rapporto oppure il morso profondo ma il morso profondo quando avviene in una, un forte litigio tra gatti che Quindi si anche qui sempre soprattutto capita quando soprattutto i gatti sono interi esatto quando non sono sterilizzati uh, lei ad esempio è una fiva 20 anni mm, è una gatta che comunque a parte che cammina male per la botta che ha preso ma lei sta bene ok la FIV negli anni colpisce comunque anche la parte visiva però lei vedo che cioè ci vede poi un gatto comunque che ci vede anche poco si orienta molto bene cioè non, non, non crea questi problemi invece la FELV è un altro tipo di malattia che è la leucemia felina che diciamo è un po' più pericolosa ma non per questo eh, non possiamo tenere gatti sani con gatti FELV cioè il vaccino e anche lì comunque la trasmissione principale il rapporto è il morso profondo. Io ho gatti sani e gatti felvi in casa, um, io non vaccino prima di un tot tempo e quando li testo sono sempre negativi. Cioè quindi anche questo qua del, del, della cassettina, della ciotolina che trasmette, sono due virus che vivono pochissimo all'aria aperta. Quindi se uno ha l'accortezza di pulire bene la lettiera... Tutti i giorni quindi le feci da togliere cambiare l'acqua anche due o tre volte al giorno uh, usare le ciotole diciamo diverse per l'alimentazione per quello che riguarda l'umido um, non, non ci sono questi pericoli c'è cioè, ormai purtroppo quello che prevedo io è che il mondo felino sarà futuro feve fiv perché non sterilizzando si Se contagiano morti, e infatti sono molto aumentati in questi anni i FEVE e i FIV. Eh, abbiamo avuto in stallo una mamma stupenda che era FIFAL positiva. Ok, cosa facciamo? Partiamo di, diciamo, per agevolare i piccolini con dell'interferone felino per rinforzare il sistema immunitario perché è quello che viene colpito. Un gatto sano, un gatto sano è lui che mette a rischio il gatto malato. Cioè il gatto malato è più difficile che faccia malare il gatto sano, ma è il gatto sano che gli può attaccare qualsiasi cosa. È un raffreddore, è la congiuntività, non se ne viene più fuori con quei gatti qua, ma perché sono delicati, sono gatti delicati. Ecco, un'ultima cosa per, per queste malattie, correggimi se sbaglio che tu sei più preparata di me. Prima di, di vaccinare un gatto per la felve è sempre importante fargli il test per sapere se è più positivo o meno questa malattia. Io lo consiglio prima di vaccinare fare il test. Fare il test perché comunque, a parte diciamo il costo del vaccino che è un quatrivalente, costa molto di più di un trivalente. E poi, comunque, la mia paura è sempre che vaccinare un gatto contro la leucemia a un gatto che ha la leucemia, Può scatenare. scatenare una reazione violenta. Esatto, perché comunque se inietta il virus al gatto, di conseguenza può risvegliarlo, può scatenarlo, può farlo star male. Quindi io direi di sì, è meglio prima testarli e poi vaccinarli. Quindi, per quello, io eh, vaccino sempre attorno ai sei mesi, perché faccio il test. Facendo il test, so che vaccino fare, se fare il trivalente, che è quello normale, o quatrivalente, che è quello che copre anche la leucemia. Ecco, questi sono consigli proprio semplici, semplici che però dovremmo veramente sapere tutti noi per poter tutelare i nostri gatti, anche perché tu dicevi di fare il vaccino intorno ai sei mesi, intorno ai sei mesi è anche il periodo della sterilizzazione, quindi magari si può prima sterilizzare il gatto facendogli il test intanto che è già addormentato e poi decidere quale vaccino fargli. Potrebbe essere un'ipotesi? Potrebbe essere un'ipotesi e comunque va a contrastare con diciamo altre gattare che i piccolini li vogliono vaccinare subito, più che altro per tutelare. Da malattie come la parvo, eccetera. Cioè, questo quindi, può capitare magari quando, sono in, tanti quando sono in tanti, quando sono in tanti, può scatenare questa cosa. Però io sono sempre rimasta su questo punto di vista ed è quello che faccio sempre. Dopo, ovviamente. Mm, sono diversi i punti di vista. Um, si consulta un veterinario e si vede anche il meglio da fare per il gatto. Uh, io di solito il gatto molte volte lo faccio testare a quattro mesi e così gli faccio già comunque il vaccino. E a sei mesi lo rifaccio ritestare per controllare se effettivamente il gatto è negativo. Se il gatto è negativo, li faccio da ferva a quel momento lì, cioè quindi lo faccio dopo un altro vaccino e lo tutelo. Più che altro per il loro benessere. Assolutamente. Renata, ti ringrazio. Adesso ci lasciamo per qualche istante di pubblicità, ma rimanete con noi perché continueremo a parlare con Renata e la sua associazione che sono i Forchetz. Cause it takes some. Tornati dalla pubblicità, come avete visto adesso è il momento, di, ci siamo spostate, è il momento di parlare di Jimmy, se non, se non sbaglio, e è un vicino anche in questo caso davvero molto molto speciale, lui rimarrà all'interno della vostra associazione gestito da te e da un'altra volontaria. Sì, lui è Gimmino, è un gattino recuperato a pochi giorni di vita, quindi abbiamo attaccato una mamma gatta che lo ha cresciuto. A tre settimane inizia un po' di problemini, un po' di problemini, quindi calo di peso, eh, non mangiava e non si capiva il perché, quindi abbiamo iniziato a fare un'indagine. E niente adesso siamo in attesa di capire cosa possa avere, ma questo lo sapremo tra un paio di mesi, tra un paio di mesi in base a come reagisce con la cura. Eh, Gimino, la... La, la forse la grande diciamo, sfortuna che rimane un gattino disabile, quindi il cervelletto non dà i comandi giusti alle sue zampette, non ha equilibrio e l'adozione per loro se ne troverebbero tante, perché comunque diciamo che vengono, vengono <ride> scusa, no, ci mancherebbe una di quelle facciate lui. <ride> Eh, però abbiamo deciso che lui rimane con noi. Infatti, lo tiene la vicepresidente la Marina. Lo tiene lei. E qua è curato è come un neonato, c'ha il box, ha tutte le sicurezze, tappetini. Molto ehm. probabilmente rimarrà anche più piccolo rispetto a un gatto. Non si sa cosa poi potrebbe avere poi uno sviluppo, non si sa. Adesso comunque siete in attesa di questo responso. Sì, siamo in attesa di capire giusto cos'è che l'ha colpito e um, il perché. Comunque adesso lui è in crescita, da quando ha iniziato la cura è in crescita, era rimasto fermo a tre etti e qualcosina per parecchio tempo, andava su, andava giù, adesso siamo già o, oltre i 4,50, quindi sta crescendo. È un micino di poco più di un mese, e, um, anzi un mese e mezzo e di conseguenza... Um, Speriamo insomma anche perché la risposta se lui sopravvive l'avremo a quattro mesi. questa. Ecco, anche questo è purtroppo il frutto di, di queste nascite fatte così a caso tra, tra randaggi o comunque tra gatti lasciati interi e non custo, custoditi. Esatto, la sterilizzazione è importante perché si eviterebbero queste... Queste malattie, queste malattie eh, lui, ok. È un gattino fortunato perché è stato segnalato, eh, è stato recuperato e lo stiamo curando. Ma quanti gattini che non hanno questa possibilità e muoiono? Cioè, quindi, la sterilizzazione è importante anche per evitare questi problemi, questi problemi eh, di vivenza per loro: loro non se ne rendono conto, però, non fanno certo una bellissima vita. Ecco, quindi complimenti anche per, questo, per quello che fate quotidianamente per loro e soprattutto anche per lui che sicuramente non tutti si sarebbero presi a cuore in questo caso, anche perché immagino che comunque le cure eh, siano state anche piuttosto costose. Sì, le cure sono costose, le cure sono comunque anche lunghe, perché lui deve fare una cura di un mese. E comunque anche il, il consultare degli esperti, anche quello c'ha un costo, e, e poi se andrà avanti nella sua vita con delle cure non lo sappiamo, eh, oppure se è sufficiente quello che è stato fatto adesso, questo qua rimarrà tutto tutta una cosa ignota. Ecco Renata, quindi sicuramente se le adozioni in primis, ma vi si può anche aiutare tramite donazioni o comunque tramite anche la voi so che raccogliete anche del cibo, come abbiamo detto prima, ma anche non so delle coperte. Sì. Tutto, tutto è necessario in questi casi. Noi raccogliamo qualsiasi cosa che possa essere d'aiuto a noi, Adesso scusa. No, no, ci mancherebbe. diamo al suo papà. Sì così mangia. E, no, più che altro noi diamo una mano anche ad altre persone che possono aver bisogno, cioè non è che c'è l'egoismo di dire teniamo tutto per noi. Quello che riusciamo a raccogliere sappiamo che può essere utile in un gattile un canile o a delle gattare. O chi comunque è in difficoltà, anche una persona diciamo semplicissima che adora i gatti. Eh, gli, diamo una mano, gli diamo una mano, infatti tutto il cibo che arriva per gatti adulti viene donato appunto a persone in difficoltà economica, eh, persone che comunque hanno delle colonie enormi, cerchiamo di dare una mano un po' a tutti, cioè non facciamo gli egoisti, tutto per noi. Ecco Renata, eh, se qualcuno volesse seguirvi da qualche parte c'è magari una pagina Facebook? Eh, per poter seguire appunto quello che fate, le adozioni di questi amici? Sì, la pagina Facebook è 4 Cats, cioè 4 Cats, Miciotta Cerca Casa, che è nata per Miciotta, che era una gatta anziana, anche lei, e avevo creato questa pagina per lei, e che poi ha avuto la fortuna di trovare una famiglia stupenda, è ancora in vita, eh, avrà già sulla ventina d'anni adesso, sono quattro anni che è andata in adozione e lì ci trovate e da lì cioè, cioè, potete scriverci, chiedere. Si apre un mondo, insomma. Si apre un mondo, sì. Eh, pubblichiamo non tantissimo perché comunque dopo diciamo, i post, se, mh, però abbiamo tutte le nostre informazioni sulle adozioni, eh, si possono chiedere qualsiasi tipo di informazione, cosa facciamo, cosa vogliamo, eh, cosa vogliamo fare da grandi, perché comunque ce lo chiedono anche in parecchie persone. E poi anche chi vuol, chi vuol seguire Gimmino nella sua storia e magari aiutarci per lui sarebbe importante. Noi dobbiamo vedere ancora qualcosa sì, Renata, sì. allora ti, ti seguiamo. Esatto. Allora, Renata, siamo nell'ultima stanza, ovviamente anche questa adibita agli stalli. E ha in braccio una, un essere, non lo so, meraviglioso, è eh? microscopica e. Fa le fuse e non lo so, lascio a te la parola perché veramente toglie il fiato. Lei ha due mesi, lei è minù, è di taglia molto piccola perché se si vede sembra una gattina grande come Jimmy, e lei è un recupero che arriva dalla strada insieme ai suoi fratelli che sono il doppio e. È in stallo, da noi abbiamo già fatto i primi trattamenti. Abbiamo già richieste per lei perché, comunque, una meraviglia così non può essere, passare inosservata. E queste è il nostro, cioè, le nostre soddisfazioni. Poi, quando arrivano dei cucciolini così meravigliosi, cioè, ti sciogli. Sì, assolutamente. Eh, io vorrei far presente veramente a chi ci sta seguendo che voi siete persone semplicissime, che avete un lavoro, quindi non è che siete in casa tutto il giorno a girarvi i pollici e non sapete cosa fare. Avete un lavoro, avete una vostra vita, la vostra famiglia, nel tuo caso so che hai un marito, quindi nel senso gli impegni ci sono, eppure avete deciso comunque di, di dedicarvi completamente a loro. Quando si può, ovviamente, quando non c'è una persona si cerca di sostituire. In questo caso, con la vicepresidente che abita a pochi passi da te, vi date veramente una mano, ma abbiamo capito che siete una rete ecco, di volontari uniti per, per loro. Sì, diciamo che cerchiamo di fare del nostro meglio, il tempo dedicato a loro va tantissimo. Però, in effetti, lavoriamo, lavoriamo. Abbiamo una famiglia, abbiamo dei nostri animali a cui cudire e non possiamo trascurare anche loro. E infatti, siamo in tanti volontari che cerchiamo di stallare. Chi può stallarne due, chi può stallarne uno? Eh, come in questo caso, la Marina ne può stallare qualcuno in più, come posso stallarne qualcuno in più anch'io. Um, però cerchiamo di, di trovare il tempo per poterlo fare, a volte facciamo anche le ore piccole perché mh, piccolini sappiamo che sono disastrosi. Ti trovi di tutto in giro e di più, e quindi c'è da mettere. Sì, magari pulito la mattina, la sera, il esatto. pomeriggio è già. <ride> sembrano passati gli uni, come si suol dire. Sì, poi appena arrivati che hanno sempre questa forte disenteria e quindi la, fanno, la perdono, la fanno un po' dappertutto e lì il lavoro è quello più, più pesante. Dopo, quando si placca questa cosa e loro imparano anche ad usare la lettiera perché i gatti che nascono in libertà non la usano, cioè quindi ci devono capire. hacerlo Uh, diciamo che il lavoro si alleggerisce un po' e rimane più che altro il, il disordine che creano ecco, hai parlato appunto di un'ultima cosa poi veramente dobbiamo salutarci quando arrivano hanno queste forti dissenterie ovviamente dovute a varie motivazioni eh, spesso però le, viene consigliato così tra, tra persone ovviamente non dei veterinari quando si portano a casa questi cucciolini di dargli pane e latte assolutamente è una cosa da non fare No, 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 assolutamente. Allora, se un gattino ha disenteria eh, sarebbe buono fare un esame feci, che è la cosa più importante. E sverminarli. Quindi sverminarli contro i cocidi, gli ascaradi, comunque i parassiti intestinali. Eh, usare una dieta adeguata. Noi usiamo il gas cioè, quindi cerchiamo di aiutare l'intestino e dei fermenti lattici. E, mh, però il latte assolutamente no. Neanche il latte di capra che noi usiamo per lo svezzamento in questo caso non viene dato, cioè viene praticamente eliminato. Cerchiamo di dare più secco che umido, cerchiamo comunque di fare un'alimentazione per non danneggiare l'intestino, perché può essere un cambio d'alimento, può essere comunque il fattore che abbiano i parassiti intestinali, può essere che abbiano anche dell'altro. Quindi l'esame feci prima di, prima di tutto va fatto. Assolutamente. Ecco prima di salutarci, però allora sappiamo che Minù ha già una richiesta di adozione, speriamo ovviamente che vada a buon fine, però i so che i suoi fratellini sono ancora in cerca di casa o hanno anche loro già richieste? No, loro sono in cerca di casa e loro sono due maschietti stravivaci, stravivaci, mh, dolcissimi, coccoloni. Um, pronti, sono quindi già stati visti anche da un veterinario, quindi sono prontissimi per l'adozione e stiamo aspettando che qualcuno ci chiami per, uh, per loro. Ecco, speriamo davvero, sono, sono meravigliosi e ovviamente affidatevi sempre a un'associazione quando decidete di portare a casa un gatto, anche perché saprà indirizzarvi al meglio verso uno di loro o vi farà capire se siete o meno idonei. Questo non è per, perché voi siete sbagliati, eccetera, però l'associazione aiuterà anche la famiglia a farli riflettere, la famiglia o il singolo, perché non è detto che sia sempre la famiglia, a farvi riflettere se siete veramente pronti ad accogliere uno di loro, perché come abbiamo detto è un grosso impegno non ci si può stufare dopo un tot periodo ovviamente ci sono motivazioni gravi ne, che si può tornare indietro e nessuno punta il dito sicuramente nella vita non si può mai sapere no. però in linea di massima bisogna essere veramente decisi quando si decide di fare un passo come questo sì anche perché può capitare che vengono a cercare un cucciolo e vanno via con l'adulto perché si rendono conto che l'adulto è, è molto meglio che un cucciolo, ma senza togliere niente ai cuccioli. Però è già successo diversi casi che mi hanno cercato un cucciolo, ho consigliato un gatto più grande per diversi motivi e è andata a buon fine e sta bene. Benissimo, Renata complimenti per quello che fate, sarete sicuramente ancora nostri ospiti in eh, trasmissione perché io ti conosco personalmente e so che veramente ti, ti fa in quattro e quello che ti fa onore è che sicuramente aiuti i gatti che eh, capitano sotto la tua ala protettiva e non solo, tutte le volte tu chiedi a qualcuno se avete, a volte ci sono richieste per un gatto di un certo tipo, di un certo colore e ovviamente tu, Chiedi sempre in giro e non guardi soltanto i tuoi, ma cerchi veramente di dare una mano a tutti, eh, questo ti fa onore. Giusto, Beh, non è da giusto. tutti, eh, ecco. ma mi sembra giusto perché io ce li ho i gattini, però se una famiglia che è fantastica e vuole un gattino in un certo modo e so che per caso puoi averlo anche tu, e di conseguenza lo chiedo, cioè cerco di um, dare un futuro migliore ai gatti. Non è i miei gatti, sono i gatti di tutti, è questo che dobbiamo ecco. capire. Bravissima, ricordiamoci che non è che sono i gatti dei volontari, questi sono i gatti purtroppo dei cittadini di tutti noi, che però sono sulle spalle di alcuni perché. Vengono veramente eh, dimenticati, a volte ci si gira anche dall'altra parte, non si dà troppo peso a, a queste vite. In realtà hanno bisogno di essere seguiti assolutamente. Speriamo, speriamo in un futuro migliore, anche se, comunque, hai detto che in questi ultimi anni la situazione sembra essere di nuovo degenerata. Grazie. Sicuramente il messaggio con cui vogliamo lasciarvi è quello di sterilizzare. Pensateci se avete un gatto, un cane a casa. Sterilizzate assolutamente, non, sì. non lasciategli far la cucciolata che non hanno poi questo gran bisogno di maternità. No. Da quello che penso Ma perché viene visto come un fattore umano, cioè non viene visto come un fattore animale un istinto, viene visto come l'uomo che ha un bisogno. Uh, lì è... è. la natura semplicemente. È che la, natura, sì. Se la natura, sì, la natura, diciamo che infatti non è che sono sempre tutti i mesi in calore, hanno un periodo, um, ma non è che se sterilizza un cane o un gatto vuol dire che mm, spariscono, non è vero, anzi mm, loro vivono meglio e, e molte malattie vengono anche fermate, ma anche comunque sul livello anche dei cani, perché molti cani hanno seri problemi dovuti comunque a questi continui mischi, miscugli di razze e sarebbe giusto di lasciare, di lasciare, Lasciarli stare e sterilizzarli, e avranno un, ami un amico a quattro zampe molto più tranquillo, molto più socievole e molto più gestibile e se ne renderanno conto. Assolutamente, grazie Renata, ci per sarebbe te. ancora tantissimo da dire, ma ci troveremo per approfondire ancora questo argomento che veramente all'ordine del giorno ci sono tantissimi, tantissimi cani e gatti in difficoltà anche qui al nord, perché non abbiamo parlato tanto di cani, ma so che segui anche no, quelli e la situazione purtroppo non è tanto diversa rispetto ai no, gatti. No, infatti, grazie a te. Grazie mille. No. No. Noi ringraziamo anche i nostri telespettatori per averci seguito come sempre, molto numerosi e noi